Domanda di Giulia, come faccio a stare al passo con lo studio e le lezioni quando sono così tante? Ed è davvero così importante andare a lezione a tutte le lezioni? Vediamo come fare. Io le odiate le lezioni all'università perché non riuscivo mai a integrare bene le due cose, mi si accavallavano, o seguivo troppe lezioni o non studiavo. E tante volte, forse anche voi scrivetelo, mi sono chiesto: ma veramente mi è utile questa lezione? Pure se il professore spiega di me veramente male, legge le slide, oppure fa questi discorsi creati sul momento che non ci si capisce niente. Ci sono tre motivi, tre per cui è importantissimo andare quasi sempre a lezione, anche a quelle brutte e antipatiche quando sono troppe. Il primo dà continuità allo studio, permette di fare quello che si chiama apprendimento diluito. Il cervello impara di più quando si spalma l'esame nel tempo. Più è spalmato, più ricorda, più impara, più ha tempo per apprendere e per integrare le informazioni e i concetti tra loro. 2. Permette di raccogliere un sacco di informazioni sul professore, sull'esame, sulla materia, sugli argomenti più chiesti e di acquisire familiarità con questo professore, avere meno paura e meno ansia, perché da alcuni prof siamo veramente spaventati. E invece il fatto di vederli più volte ce li fa diventare familiari. Ricordiamo che il cervello ha meno paura, meno ansia, proprio per le cose familiari, perché non sono sconosciute. L'ansia nasce quando ci sono dei buchi da riempire, delle cose che non sappiamo dell'altra persona o dell'altra situazione. Più li riempiamo, meno ansia abbiamo. Motivo 3 che c'ha dentro pure il primo consiglio su come stare al passo con studi e lezioni. Ci serve per prendere degli appunti molto elaborati, ne abbiamo parlato anche in altre puntate. Finché sono lezioni online non c'è particolare problema, fermiamo la lezione, scriviamo i nostri appunti dopo aver elaborato in testa e poi rischiacciamo play. Quando invece sono delle lezioni in presenza, dobbiamo fare uno sforzo particolare, che ci serve soprattutto per fare poi meno lavoro a casa, meno studio a casa. Dobbiamo prendere gli appunti con dei tempi prestabiliti. Questa è una tecnica molto interessante. Non scrivo mentre il professore parla, ma mi sforzo di aspettare un tempo medio di 2-3 minuti in cui il professore dice delle cose e io cerco di tenerle in testa. Quando scattano quei 3 minuti, scrivo le cose elaborate sul mio foglio, poi ascolto per altri 3 minuti e ancora scrivo le cose elaborate dentro il mio foglio. Guardate che è una tecnica un po' strana, lo riconosco. Però funziona, io l'ho provata tante volte. Siccome l'obiettivo è far ricordare le cose al cervello e farlo elaborare di più, perché più il cervello elabora, più ricordo. Meno devo scrivere, meno lavoro devo fare a casa per rimemorizzare, diciamola così. Allora io che faccio? Lo costringo al cervello a apprendere in profondità mentre è a lezione. Dato che la tentazione è quella di scrivere mentre il professore parla e quindi tendiamo a scrivere troppo, scrivere tutto, scrivere cose complicate, noi ci diamo dei tempi, 2-3 minuti di ascolto e poi scrittura. Dividiamo i processi in quei 2-3 minuti di ascolto, non scrivo ma elaboro in testa e mi sforzo di ricordare le cose importanti e ovviamente di selezionarle e poi scrivo solo quelle. Pure se il professore spiega male, anzi, più spiega male, legge le slide lunghissime che non ci si capisce niente o parla in maniera arzigogolata e complicata, più siamo costretti a selezionare mentre lui parla o lei parla e poi solo dopo a scrivere. Perché questo ci fa fare il miracolo di stare al passo con lo studio e le lezioni? Perché riduce i tempi di studio e ottimizza i tempi a lezione, soprattutto se quando tornate dalla lezione in presenza vi riguardate quegli appunti iperelaborati e inserite qualcosina che vi manca, magari integrandola con i capitoli del libro. Tempi di studio a casa dimezzati e riusciamo a stare al passo con lo studio e le lezioni anche se sono tante. Bello l'argomento apprendimento diluito, se vi piace ne parleremo ancora, scrivetemi nei commenti così ci faccio le prossime puntate. E sono sicuro che già questa vi sarà utile, se la mettete in pratica vi toglierà un po' del male di vivere di quando bisogna integrare studio e lezioni per forza. Se vi è piaciuta, like, condividi, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella e grazie per averla guardata. Accanto a me le altre due puntate della M300 che voglio che guardiate, mentre le guardate vi scrivete e mi scrivete, io continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare e creare. Ci vediamo domani.